qui da Roma, il vostro Cesare Deserto. Salutiamo come sempre sia tutti gli amici romani che ci stanno ascoltando, italiani ma anche newyorkesi di Radio SN, Tony Pasquale, e gli amici delle Canarie, le bellissime Canarie, Tenerife, e il suo Axel Labate. Concludiamo con l'ultimo ospite. Lui è un grandissimo personaggio, una persona che non ha paura di esprimere ciò che pensa, una persona che si batte sempre per la libertà, il grande Enzo Spatalino. Ciao Enzo! Ciao, ciao Cesare, ciao, ciao, ben trovato, grazie per l'invito. Enzo, io so che tu purtroppo a marzo sei stato ricoverato per questo maledettissimo Covid, e ci tenevo anche a raccontare a tutte le nostre persone che ci stanno ascoltando questa esperienza. È stata una esperienza durissima che mi ha segnato. Devo essere sincero, come lo sono sempre stato. Io non credevo tanto al Covid. Invece questa brutta bestia mi ha colpito in pieno e sono stato quasi 2 mesi e mezzo ricoverato all'ospedale di Cittadella. Il periodo più brutto è stato quello della rianimazione. Appena entrato in ospedale mi hanno intubato e ho passato delle giornate terribili, tanto da chiedere una sera di staccare tutti i fili, di togliermi la maschera, talmente che avevo problemi a respirare. Mi hanno sedato e mi hanno perfino legato mani e piedi. È stato un momento estremamente difficile per me. Ringraziando il Dio, io mi sento un mezzo miracolato. Ho superato indenne questo periodo, sono tornato a lavorare, faccio fatica a camminare, le gambe non reggono, faccio fatica a fare le scale e convivo con questo stato di salute un po' precario. Tu poi all'inizio, scusami se ti interrompo, tu all'inizio negavi un po' l'esistenza di questo Covid, o almeno sottovalutavi l'esistenza di questo virus? No, sottovalutavo. Negare no, perché avevo avuto anche esperienze di amici che erano stati ricoverati, però non davo tanta importanza, tanto che lo dicevo nelle trasmissioni in diretta, anche gli ospiti che venivano e adottavano mezzi di precauzione, mascherina, io li invitavo a togliere la mascherina. Il bello che io non frequento luoghi di assembramento. In televisione, dove lavoro a Prima Free qui a Rovigo, sono stato l'unico che si è ammalato. Evidentemente il contagio l'ho preso in treno, perché tutti i giorni vengo in treno e si sa che sui treni c'è un po' di tutto. Eh sì, mio caro Enzo, in merito al sacrosanto diritto di esprimere il proprio pensiero, come ho detto all'inizio, tu sei una persona che si batte e si è sempre battuta per la libertà. A te questa cosa ti è costata cara, perché addirittura un anno fa, a seguito di un'intervista, hai perso il lavoro. E allora mi chiedo, questa libertà di pensiero sancita nella nostra Costituzione è reale oppure no? Noi viviamo in un clima di pseudo, di falsa democrazia. Non c'è una libertà di espressione. Predomina, ahimè purtroppo, il pensiero del politicamente corretto. Se tu non ti adegui ad un cliché, ti bollano come un marziano, ti danno su del retrogrado, fascista, devo convivere con queste realtà. D'altra parte, io nelle mie trasmissioni dico quello che penso. Per fortuna ho trovato un altro lavoro, sono andato a Rovigo da Padova, mi costa venire tutti i giorni perché non sono più un ragazzino, però era un passo che forse avrei dovuto fare qualche anno prima. No, ma poi Enzo, la cosa assurda, mi hanno teso una trappola. La zanzara. Quindi io proprio a loro mi riferivo, sì, a David Parenzo e Giuseppe Cruciani, che poi in merito a quell'episodio non è stato neanche per colpa di un tuo pensiero, ma per un ospite che avevi invitato.
Esattamente, un certo Mauro di Mantova, Mauro da che era Mantova, la sì. prima volta che io conoscevo. Il bello che mi hanno teso una trappola, perché hanno fatto telefonare da un loro collaboratore, un certo Angelo Mercù, che adesso non lavora più nel Zanzara, e che poi conosco pure, indossò i panni del telespettatore e provocò in maniera dura Mauro da Mantova, e ottenne la reazione di quest'ultimo, che si lasciò andare ad espressioni un po' irriguardose nei confronti del Parenzo, che mi ha anche denunciato, fatalità, fra le altre cose. Sì, ma è vera questa cosa, è vera questa cosa, Enzo, che c'è una querela che David Parenzo ha mosso nei tuoi confronti? Sì, mi ha querelato per diffamazione. David. Il bello che il PM aveva disposto l'archiviazione, non rinvenendo estremi di reato nella trasmissione, si è opposto Parenzo, a lui non costa niente, perché c'ha il padre che è avvocato, quindi anche il fratello, anche il fratello. Avvocato. Sì. E anche il fratello, e hanno chiesto di andare davanti al GIP, quindi la legge lo prevede, e a luglio mi tocca andare con l'avvocato in udienza davanti al GIP, hai capito? Quindi, allora, guarda, Enzo, io intervengo. Lui dice, lui si permette di offendere tante persone, e l'ha fatta spesso franca, però non tutto è finito, perché anche io poi mi sto preparando ad agire di conseguenza. Vediamo gli sviluppi di luglio. Enzo, e poi io faccio un appello a David Parenzo, se ci sta ascoltando. David, tu che sei anche di religione ebraica, il tuo popolo ne ha subite proprio tantissime, e io penso che comunque anche David è un professionista, è una persona che ama la libertà. David, facciamo questa remissione di querela, lasciamo stare Enzo, che poi ognuno avrà i propri modi, può sbagliare magari una parolina, però non togliere, David, alle persone il sacrosanto diritto della libertà e di esprimere il proprio pensiero. Non, dimmi cosa devo fare, David, dobbiamo venire fuori casa tua ai Parioli, dobbiamo fare un sit-in, fare una petizione su change.org, ti prego, facciamo questa remissione di querela, questo te lo chiedo personalmente, te lo chiediamo tutti quanti noi. Ma il bello che lui tante volte offende anche le persone, perché anche lui è stato querelato da grossi personaggi. Io per fortuna più volte, e c'è la registrazione della trasmissione, presi le distanze, e quando capì che le acque si intorbidivano, dissi: guarda che ti prendi tu la responsabilità, riferendomi al mio ospite che avevo vicino, il Mauro di Mantova. Gli dissi due o tre volte: guarda che sei responsabile di quello che ma stai io lo ricordo dicendo, bene, quindi. Enzo, io lo ricordo bene, e ho voluto averti come mio ospite perché uno degli intenti di ogni mio programma è dare la possibilità a tutti di esprimere il proprio pensiero. Io odio la censura, anche io un pochino come te sono d'accordo, amo questa nazione. Per me l'Italia è il paese più bello del mondo, e in Italia davvero tutti possono dire tutto. Il problema è che questo comporta delle conseguenze, perché comporta di perdere il lavoro. Anche troppo, direi. In Italia c'è un permissivismo, c'è un ordinamento estremamente garantista. Credimi, io sono pessimista sul futuro della nostra Italia. Stiamo scivolando verso il burrone. È solo una questione di anni. L'Italia è destinata a fare una brutta fine, Cesare, credimi. Ma speriamo di no, Enzo. Anche io ti dico la verità, non è che la vedo proprio in maniera ottimistica, però speriamo che il nostro popolo, come si è risollevato tantissime volte, anche questa volta ci riuscirà. Ma speriamo, la speranza è l'ultima a morire. Nutro forti dubbi. Allora, intanto sono felice. Parlami un po' del tuo programma, parliamo delle cose belle di questo tuo nuovo programma. Dunque, io innanzitutto lavoro su una emittente che ha sede a Rovigo, si chiama Prima Free, è diretta da un editore giovanissimo che lavorava con me ancora nel 2003, figurati, l'ho incontrato dopo tanti anni, quando io ero direttore del TG8 sulla 9 di Padova, venivo dall'esperienza di Serenissima Televisione,
e poi l'ho rincontrato. E faccio due trasmissioni, una che si chiama La Voce del Nord-Est, vado in onda in diretta dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 20, con ospiti in studio, caratterizzata la trasmissione dalle telefonate del pubblico che possono interagire con noi. Poi c'ho una rubrichetta che si chiama L'opinione di Enzo Spatalino, che registro nel primo pomeriggio. Io adesso sono arrivato da pochi minuti qui in TV, adesso fra poco registro e va in onda alle 20.30, ed è quella che ha rappresentato diciamo la punta dell'iceberg, che da cui Cruciani prende spessissimo spunti, perché ho un modo di dire un po' particolare, senza freni, senza orpelli, senza tante finzioni. Io interpreto il pensiero della gente, porto in televisione le sofferenze della gente, di chi non ha voce in capitolo. Mi sostituisco a migliaia di persone che non possono parlare e nella mia opinione sono me stesso, viene fuori il mio carattere, la mia personalità. A volte mi lascio andare, mi devono tagliare quando fanno il montaggio perché la registro, ma dico quello che pensano milioni di italiani. E devi continuare così, Enzo, devi continuare così, non ti far fermare dalle querelline, dai piccoli intoppi, devi continuare per la tua strada. Vogliamo sempre più persone come Enzo Spatalino che nel bene ma nel male possano esprimere il proprio pensiero. Noi abbiamo tante cose belle in Italia, ma la più bella è la Costituzione. Giusta. La più bella è la nostra amata Costituzione. Non toglieteci questo diritto, non togliete questo diritto ad Enzo, e mi raccomando, lo dico nuovamente, David, basta, facciamo finita con questa querela, pure Cruciani, dai, voi che siete un baluardo della libertà, No, ma Cruciani non c'entra. Sì, ma si vanta, Enzo, comunque fanno il programma insieme, si vantano tanto di essere un baluardo della libertà, poi quando una persona dice una cosa contraria, partono le querele, non è questo il modo di fare una trasmissione, secondo me. E purtroppo dicono che è molto seguita. Assolutamente. Hanno tentato più volte di chiamarmi. Sì, ma assolutamente, ma ci mancherebbe. Però se io mi faccio promotore della libertà, poi se una persona dice una cosa contraria a ciò che penso, io non ti posso querelare, Enzo. Perché a dire che siamo tutti per la libertà e che tutti possono esprimere il loro pensiero è facile. Però dal momento che tu mi attacchi, io devo accettare il tuo attacco, a meno che poi non sfoci nella violenza, che la violenza è sempre condannata. Però se parliamo di pensieri, Enzo, no, io almeno la penso così. Sono d'accordissimo con te, io rispetto il pensiero degli altri, purtroppo tanta gente non rispetta quello che dico nella mia opinione, capito? Ma Enzo, noi siamo con te, io devo salutarti, grazie mille. Grazie per essere stato mio ospite, Enzo, e continua così, mi raccomando, avrai sempre un appoggio da parte di Cesare Deserto, sempre. Grazie Enzo, grazie, buon programma. Un caro saluto.